dal Consiglio metropolitano oggi un segnale politico preciso con questa delibera ed è un segnale unitario. Sì, un segnale politico importante, forte, che porteremo avanti nelle prossime settimane, un richiamo all'importanza della città metropolitana e la difficoltà che sta vivendo perché ha bisogno di risorse che il governo deve impegnarsi a dare, se no si tradurrà in tagli a servizi essenziali e noi non possiamo accettare una cosa del genere. Nel concreto che cosa deve succedere nelle prossime settimane perché le città metropolitane possano approvare il loro bilancio di previsione? Noi oggi abbiamo approvato degli equilibri di bilancio, che sono equilibri esistenti, per poter approvare il bilancio sostanzialmente per quanto riguarda la città metropolitana abbiamo 27 milioni che mancano, quindi noi faremo in realtà una proposta al governo per permetterci di utilizzare almeno l'avanzo per coprire questa parte di spesa corrente, porteremo avanti questa posizione a livello nazionale, ma non è solo una questione di quest'anno, si tratta di far capire qual è il ruolo che vogliamo dare alle città metropolitane e quindi si parla anche di 2017 dove sono già previsti tagli, quindi l'azione che faremo, che farò sarà quella anche tramite i nostri parlamentari, i nostri portavoce a livello nazionale, di segnalare la situazione di gravità e di aprire un tavolo affinché si torni a ragionare di un'ente locale importante che ha bisogno di risorse per poter funzionare. Nell'immediato bisogna fare gli appalti per lo sgombero neve, per la manutenzione delle scuole, queste sono le emergenze, poi si penserà poi a quello che è l'equilibrio futuro. Sì, per farlo servono le risorse e quindi noi ovviamente adesso ai primi di settembre approveremo il bilancio, nel frattempo ci stiamo predisponendo per poter avviare le gare al momento in cui verrà approvato il bilancio perché siamo assolutamente consapevoli del fatto che ci sono due servizi importanti che sono urgenti, quindi siamo al lavoro per tutto ciò.